La tradizionale cena etrusca sul Ponte Vecchio ha concluso la nona edizione di Velinna, gli Etruschi del Fiume, l'articolata rievocazione storica di Ponte San Giovanni promossa e organizzata dalle associazioni Pro Ponte Etrusco Ollus e Pro Ponte. È stata un'edizione che inaspettatamente ha superato le altre, perché l'anno scorso pensavamo di aver toccato l'apice di un evento che, per come è strutturato, era stato veramente perfetto, e quest'anno invece abbiamo avuto una edizione ancora superiore, quindi i consensi sono stati unanimi da tutte le parti. Una manifestazione ricca di iniziative come l'incontro su scoperta dell'ipogeo dei volumni e le illustre famiglie perugine. Un tuffo nel passato per riscoprire le radici storiche del territorio ai tempi degli Etruschi dell'età ellenistica e ripercorrere la storia della scoperta avvenuta nel 1840 dell'ipogeo dei volumni, uno degli esempi più significativi dell'architettura funeraria dell'epoca. La manifestazione è importante per due motivi. Il primo, sicuramente, la scoperta, l'identità di un luogo e dunque l'appartenenza alle radici, il legame alle radici che è questa parte della nostra città. Il secondo motivo dell'importanza di una manifestazione come questa è legare una nuova comunità ad un territorio e costruire comunità. La serata conclusiva ha visto figuranti in costume che hanno portato ai tavoli dei commensali pietanze etrusche. Gustosi piatti offerti dalla Grifolatte, main sponsor dell'evento, all'insegna dei prodotti della cooperativa, dai latticini ai formaggi, dai legumi fino ai vini dei Colli Amerini. Tutta la durata della manifestazione, inoltre, la Grifolatte è stata presente con il ristoro etrusco, momento di degustazione di prodotti e bevande della tradizione alimentare etrusca. Eh sì, anche perché d'altronde se l'azienda è legata al territorio, i prodotti vengono al territorio. Questo siamo nell'Etruria e comunque sia i prodotti della linea Grifolatte non sono altro che un'evoluzione ammodernata di alcuni prodotti vecchi che ci sono, i vari legumi, i vari caprini, formaggi di ricotta, formaggi di pecora, ricotte varie, per cui è tutto un insieme di prodotti che vengono dalla nostra storia e sono stati proposti in questi incontri. E qui alla cena sul Ponte Etrusco, una cena particolare con prodotti etruschi, la Grifolatte è riuscita a proporre delle pietanze proprie dell'epoca.